Signori, buonasera. Lo so che state pensando: come si può commentare questa partita? Come si può commentare Real Madrid-Liverpool, finale di Champions, dopo che un portiere prende la palla e la butta sul piede di Benzema e dopo si fa, prende un gol assurdo che comunque ha avuto, se ho sentito bene, ha avuto i complimenti da Donnarumma. Ho sentito che Donnarumma lo ha telefonato subito e ha detto bravo, bravo, vedo che ci capiamo. Però ragazzi, ma a parte le battute, c'è da dire che anche il Liverpool aveva trovato gol sul calcio d'angolo, alla fine non è che... Però è una partita difficile perché poi l'infortunio di Salah ha condizionato. Ho sentito in alcuni commenti nella trasmissione, questo può essere l'intervallo, che dicevano già alcuni che Ramos ha condizionato, andava espulso. Adesso ragazzi, ne esageriamo. Diciamo che Ramos è... io lo odio perché è un pagliaccio. Anche l'ammonizione di Mané, ha fatto un tuffo clamoroso. Ma anche l'anno scorso a Cardiff aveva fatto espellere Cuadrado con una pagliacciata. Lui è così, lo so. Però stavolta ragazzi bisogna dire la verità, cioè non è che puoi davvero condizionare volontariamente, diciamo che ha trattenuto il braccio, è caduto male, è triste, è peccato, così come è stato peccato che nella finale Portogallo-Francia Ronaldo fosse uscito per infortunio, eppure il Portogallo l'ha vinta lo stesso. Allora, però dobbiamo dire una roba, è troppo difficile parlare di questo Real Madrid. Alla fine ci sarebbero tante note dove potremmo accusare questa squadra. In alcune occasioni, ad esempio con il Bayern Monaco, sia quest'anno che l'anno scorso, in realtà stanno ancora giocando, siamo al 90esimo proprio adesso, ma tanta la partita è finita. Il Bayern Monaco ha avuto dei favori arbitrali, anche con la Juventus ha avuto dei favori arbitrali. L'ultimo secondo di partita a Torino c'era un nettissimo rigore su Cuadrado, cioè si poteva tranquillamente fischiare. Ci sono tante cose, ha avuto culo, stasera ha avuto culo per l'infortunio di Salah, per le due papere del portiere, anche se poi Bale ha fatto una rovesciata che ragazzi cari. Ma adesso ne parliamo di questo. Lo so che si può andare a puntellinare e trovare i difetti di questo Real Madrid, però dobbiamo anche vederla da un altro punto di vista, ragazzi cari. Dobbiamo vederla così. Da quando esistono le competizioni europee, parliamo che c'era l'impero austro-ungarico, non sto scherzando, si chiamava Challenge Cup, poi da lì nacque la Mitropa Cup, Mitteleuropa, poi c'era stata nel frattempo la Coppa delle Fiere, l'ultima Mitropa Cup è stata nel 92, quindi in realtà anche non è proprio roba, no, di inizio Novecento, nel 92 fu l'ultima Mitropa Cup, poi c'è stata la Coppa delle Fiere e poi Coppa dei Campioni, Champions League. Da quando esistono ste robe, eccolo qua, Ronaldo stava facendo il quarto ma gliel'ha impedito. Però da quando esistono queste coppe, ragazzi, il Real Madrid sta facendo, questi ragazzi, questo stesso gruppo sta facendo qualcosa di eccezionale. Per quanto io mi stiano sulle balle, per quanto alcuni di loro siano, che ne so, magari uno preferisce Messi e quindi gli sta sulle balle Ronaldo, tutto quello che volete, però ragazzi, questi stanno scrivendo la storia del calcio stasera. Tre Champions di fila con un organico quasi simile e con un allenatore come Zidane, che anche lì, che fai? Lo critichi perché alla fine Zidane cosa fa di speciale? Zidane, su quelli loro che sono bravi, mica la rovesciata gliela fa fare Zidane, è Bale che è bravo, lo so, però guardate che nel secondo tempo questo qui ti va a mettere Bale, te lo tiene largo a destra, mette Benzema largo a sinistra, Ronaldo a centro, tenendoli larghi riesce tranquillamente ad abbassare la linea di difesa del Liverpool. E poi Ronaldo che prima è partito largo, poi a sinistra, poi largo a destra e poi l'ha messo al centro. Io invece vedo altri allenatori che, faccio un esempio, Costa gioca là, Dybala gioca qua e quello gioca di là. Per l'amor di Dio, valla a cambiare, ma non se ne parla proprio, no? E non parlo solo di Allegri, ma di tanti altri. Eccolo Ronaldo, ma l'invasore di campo, che rottura di balle, voilà. No, mi sono speso il gioco, è stronzo. Che comunque, vabbè, ci sta pure nella finale. Guarda che lo portano, che idiota, madonna santa. Lo vedo anche leggermente strafatto. Comunque, detto questo, a parte questi sono coglioni, parliamo di persone che stanno scrivendo la storia del Real Madrid. Allora, adesso inizia il calciomercato, già sento delle frasi da coglioni, no? Per convincere la Champions, ecco qua, è finita, bisogna spendere i soldi, spendere i soldi. Allora adesso vi dico una roba. A parte Navas, che è un portiere che non vale tanto, statemi a sentire bene. Sergio Ramos, 30 milioni dal Siviglia. Varane, 10 milioni dall'AN. Marcelo, 6 milioni dalla Fluminense. E Carvajal, cresciuto in casa, sostituito da Nacho, cresciuto in casa. Casemiro, cresciuto in casa, quindi quasi zero. Poi, tra l'altro, c'è da dire una parentesi. Loro, questi qui cresciuti in casa, sono passati al Real Madrid Castiglia, che è la squadra B.
che automaticamente consente a questi giocatori di crescere, cosa che in Italia non abbiamo. Poi Kroos 30 milioni, Modric 30 milioni, cioè ragazzi, capite? Benzema 30 milioni, Isco 10 milioni, e dopodiché ci sono due persone, Ronaldo e Bale. 90 quasi 100 milioni Ronaldo dallo United, convertendoli c'era ancora lì, e 110 milioni Bale. Uno ha fatto una rovesciata nei quarti di finale e un altro ha fatto una rovesciata in finale. Allora, togliendo questi mostri che per l'amor di Dio poi sono importantissimi, tutto quello che... Oh, come piange il portiere? Sta piangendo perché non è riuscito a fare la papera sul secondo gol, lui è stato bravo Bale per quello, dice cazzo, potevo fare tre papere, ne ho fatte solo due, che cazzo. Però, a parte la battuta di straforo, mi dispiace, povero ragazzo, qui comunque poi non è facile, guarda, pure Bale lo va a consolare, poveri. Comunque, cioè, mettiti, capisco la disperazione, però mamma mia, cioè, io, immagino a posto suo, è come il discorso di Donnarumma, poi che ci vuoi fare, quelli poi ci stanno male sti ragazzi, cioè, però vabbè, coi soldi che c'hanno non penso che... Tornando a noi, così si costruisce una squadra che scrive la storia, perché questa è la squadra che ha scritto la storia. Così si fa il mercato, non si comprano sempre giocatori da 200-250 milioni, e qui sto parlando lo sceicco del Paris Saint-Germain. E ultima cosa, questi qui del Real Madrid hanno eliminato agli ottavi il Paris Saint-Germain, campione di Francia, ai quarti la Juventus, campione d'Italia, e in semifinale il Bayern Monaco, campione di Germania. Ragazzi, più Champions di questa, quando elimini le tre vincitrici dei tre campionati di cui sei rivale. Ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, se non ti laurei, se non si convince neanche così che sei più forti, quando fai fuori i vincitori dei relativi... Dai, ragazzi, sono forti, sono mostruosi e hanno creato, anche con acquisti da poco o con inserimenti dalla primavera, un gruppo pazzesco. C'è un allenatore sottovalutato perché tutti pensano che sia merito dei talenti, invece lui è bravissimo, ed è nata questa squadra. Gli unici a fermarli è stata la Juventus nella semifinale di 4 anni fa. Da quel momento questi qui si sono messi e vincono tre coppe. E non venite mai a dire la Juve fino al confine e quello. Ragazzi, il Paris Saint-Germain spende i soldi e non ci può fare nulla. Il Barcellona spende i soldi e non ci fa niente. Il Bayern Monaco ha fatto l'acquisto più costoso della sua storia, Tolisso 40 milioni e non ci può fare niente. Sono 3 anni di fila che vincono solo loro. Non ci sono cazzi per nessuno, non è il Bayern Monaco, il Barcellona, no ragazzi, non ce n'è Manchester City, non ce n'è il Manchester United che compra Pogba, lo Special One e poi non arriva manco ai giro. Ragazzi, basta, questi sono i numeri uno. Finché ci saranno loro, il calcio e la Champions andrà visto in una certa maniera, che poi hanno anche un certo potere, ci stava il fallo di mano di Marcelo col Bayern Monaco, per l'amor di Dio ci sta, c'è anche un certo peso, però ragazzi bisogna secondo me solo ed esclusivamente fare i complimenti a 11 ragazzi, 12, 13, diciamo, compreso Vasquez e Asensio, ovviamente Nacho, che comunque ragazzi hanno scritto tre Champions, la storia del calcio. Così come uno dice altri campionati di fila, c'è tre Champions e la storia del calcio. Detto qui vi saluto, complimenti al Real e poi l'anno prossimo vediamo che succede. Però ragazzi, veramente non mi dite sempre che il mercato devi comprare 150-200 milioni e vaffanculo. 30 milioni, 30 milioni, 30 milioni e fa una squadra. Poi un acquisto da 100, ma uno, no 11 acquisti da 100 milioni. Ecco, se no fai il Paris Saint-Germain e poi vaffanculo e scegli ottavi. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo prossimamente. Ciao, buonanotte e complimenti al Real. Ciao.